La terza io ho una portata di 4,50 perché tolgo ancora 2,50 da 700, tolgo 2,50, quindi ho 4,50. Con 450 metri cubi ora vado su con la rossa verticale, incrocio la gialla che basta, la tengo costante, come vi ho detto, e trovo la velocità di circa 4,2 metri al secondo, che è tra 4 e 4,5, quindi 4,2-4,25, e il diametro del tubo poco sotto il 200, quindi 200. Quindi vado avanti 2,50, continuo con 2,50, questo pezzettino qua lo faccio da 200, ok? Vado oltre, oltre non ce l'ho, però cosa succede? Che posso andare a farlo qua, l'ultima portata è 200, orca vacca, è qua 200, non riesco a capire dov'è, se questa roba qua che mi rompe le scatole. 200 dovrebbe essere questa linea qua, vado su, lo trovo qua, la velocità dell'aria è circa 3,4, perché questo è un 3,5, quindi è 3,4, e il diametro del tubo è tra 125 e 160, quindi tengo 160. Quindi, dov'è che vado? No, torno indietro. Quindi l'ultimo pezzo lo faccio da 160. Quindi 250, 250, 200, 160. Ok? Allo stesso modo posso farlo con l'app e ve la faccio vedere, perché adesso io riesco a farvela vedere. Quindi chiudo questa, interrompo questa condivisione qua e faccio vedere la condivisione con l'app. Un secondo, forse l'ho minimizzata, sì, questa qua, aspetta un attimo, grazie, questa qua, un secondo, facciamo non adesso, facciamo, aspetta un secondo, chiudi, eccola qua, perfetto, consenso. Ok. E vediamo con l'app. Con l'app io cosa faccio? Clicco, questo qui è 900, metto 900 e metto la velocità 5 e mi calcolo il primo canale, ok? 900 con 5, ci siamo, mi dà un diametro di 252, oppure io posso fare tipo 200 qua, me lo ricalco, 200 per 250, se è un canale rettangolare, volendo posso fare 150 qua, millimetri, 150 millimetri, e viene un 150 per 330, possiamo fare 300, 350, una cosa di questo genere, ok? Questa è la partenza. Poi cosa vi ho detto? I canali dopo, io tengo la per di carico, che vedi che è 1,282, che era quell'1,2 che vi ho fatto vedere l'altra volta, quindi tolgo la velocità, blocco la perdita di carico. DP sta per perdita di carico, non è pascal al metro, ma è sbagliato in metri di colonna d'acqua. E blocco questa. Cosa succede? Che io tolgo 200-250. Aspettate, non mi ricordo se tolgo 200. Il primo è 200, quindi qua metto 700. Ci siete? Quindi al primo stacco che tolgo da 900-200 metto 700. Calcolo e cosa mi viene? 228. Vi ricordate che prima vi ho detto 2,230 circa. È 228, giusto. 228, quindi è più vicino al 250 piuttosto che al 200, però 250. Oppure se io faccio rettangolare 150 per 270, 300, oppure posso fare 200, calcolo 200 per 200, perfetto. Cioè o faccio un FI 250 oppure un 200 per 200, ok? Poi tolgo, andiamo a vedere, era un 250 però dopo, sì.
tolgo 250 a 700, quindi 450. Ok? Calcolo, viene 195. 195, ricordate che era appena 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 al di sotto del 200. Quindi è 200, tengo 200 e è un 200 per 150 eventualmente se è rettangolare. Ok? L'ultima è, perdo ancora 250, quindi l'ultima è 200. Lo calcolo, viene 143, che vi ho detto che era tra il 125 e il 160. Quindi tengo il 160 e è volendo il 200 per 80, oppure facciamo 150, 150 per 100, 10%. È chiaro? Con l'altra era più semplice, purtroppo la monterò. Adesso ho capito già come entrare nel MAS qua e metterla. Vedo un attimino se riesco, perché io ho tutte e due gli APK. E tra l'altro, Sandro, farò una cosa di questo genere, vi rimando nella chat. L'APK puoi metterlo sul telefono, se tu la metti su WhatsApp, per esempio, puoi far partire e la installi come app, tipo, capito? Ok. Ok. E ritorno qua un attimo, quindi chiudo, interrompo con le visioni, condivido l'app. No, perché devi cambiarla. Sbagliato. Faccio così, non adesso, chiudo un secondo. Faccio questa qua, consenti. Ok, la vedete? Torno indietro, cioè vado avanti. E qua vi faccio vedere come far funzionare la cosa. Vi dico, la prima volta mettete la velocità, la portata con la velocità, poi dopo togliete la velocità, fissate, no, vabbè, fissate la differenza di temperatura. Volendo c'è anche per il calcolo di tubazione, ma non ci interessa non adesso. Ok, questa qua è la, vi faccio vedere, vedi, 900 con velocità 5, faccio il calcolo e viene 252, 220 per 220, ponendo questo qui. Quelle bianche posso modificarle, quelle gialle viene da calcolo. Dopo, e quindi volendo posso modificare 200, viene 200 per 250. Posso mettere anche 100 qua, verrà 100 per 500, una roba del genere. Ecco, i canali, una cosa importante, i canali rettangolari, normalmente è meglio non avere un lato superiore a 3 dell'altro, cioè tendenzialmente io posso avere 100 per 300, ma 100 per 400 è già mica tanto bello, non funziona molto bene, si corre il rischio di avere molte turbolenze e poco passaggio d'aria, quindi è meglio fare 150 per 300 piuttosto che 100 per 400. Adesso non è proprio uguale, ma ok. L'altro è, tengo fermo la differenza di pressione, cioè la perdita di carico che ho calcolato 1,282, e metto la 700 come portata d'aria, me lo calcolo e viene 228. Ok? Poi la terza è 450, tengo sempre 1,282. Vedete che la velocità ovviamente diminuisce. Ecco, una cosa che non ho fatto vedere è in prima in partenza ho imposto io 5, ma dopo, tenendo costante la perdita di carico, la velocità pian piano diminuisce sempre di più. Ma è giusto, è giusto, è giusto, perché più è piccolo il canale, più la velocità deve essere più bassa. Poi 4,2, l'ultima è 3,4. Quindi è diminuito di un terzo, da 5 a 3,4 diminuito di un terzo. Ok? E qua viene calcolato il tutto. Quindi il finale è questo qua. Il finale è un canale 900 metri cubi da 250. Va avanti con 250, poi dopo questa qua,
diventa un 200 e all'ultimo pezzo un 150-160, cioè alcuni ti danno un 160, altri ti danno un 150, il canale è quello lì, avevo calcolato 160, ma i canali, i tondi ci sono, alcuni ti danno 160, alcuni ti danno 150, quindi è quello che ho calcolato e questa è la parte giusta. Ecco, una cosa importante è che il canale è una cosa, il diffusore è un'altra, cioè la bocchetta normalmente si calcola sempre a 2 metri al secondo, quindi cosa succede? Che la prima bocchetta, cioè anzi facciamo la seconda bocchetta, è 250 metri cubi ora, perché infatti ho messo 250 metri cubi ora, metto 250 alla velocità 2, lo calcolo e viene fuori una bocchetta da 150 x 230, come minimo, visto che 150 x 230 non c'è, utilizzerò una 150 x 190. Infatti questo qui si vede che l'ho messo ma non l'ho calcolato, viene 150 x 290, questo 230 qui viene 290, quindi metto una bocchetta di 150 x 200, oppure andiamo a vedere, mettere 100, mettiamo 100 qua, 100 x 280, quindi per 300, perché ci sono le bocchette strette e lunghe, quindi 100 x 300. Scusa, e la parte che riguarda le lamelle che porta via, porta via appunto per quello che si mette 2 metri al secondo, per quello che hai messo 2 metri al secondo, anche per quello, per tutto, ma le lamelle portano via un po', cioè dopo queste qua si possono anche chiudere del tutto, però ovviamente il calcolo fatto con le lamelle sì, ma non è che porta via tanto, perché se tu guardi è molto di più il vuoto che è pieno, cioè è relativo. Questa qua sono doppie lamelle perché tu puoi alzare il flusso e poi deviarlo a destra e a sinistra, puoi alzarlo, abbassarlo, cioè le lamelle dietro, quelle orizzontali, possono alzare il flusso o abbassarlo, mentre invece quelle fuori esterne tu puoi deviare a destra o a sinistra o dritto il flusso. Mi servono dal punto di vista proprio di slocare l'aria nell'ambiente. E quindi cosa succede? Che ho calcolato il canale, in questo caso qua lo calcolo addirittura rettangolare, perché allo stesso modo io lo calcolo rettangolare, viene 350 x 300, al posto di un φ250 viene 350 x 150, scusate, non so di cosa dire, 350 x 150. Poi dopo la bocchetta qua viene 300 x 150 al posto di 350, dopo in realtà non è che si stromba per 5 centimetri, non è dritto, però essere corretti si può anche fare ogni 5 centimetri. Poi dopo questa bocchetta qua diventa 200 x 150. Non so se avete fatto caso, ma tengo costante l'altezza, perché è inutile continuare a variare sia altezza che larghezza. Quindi sempre le dimensioni sono sempre base per altezza, non altezza per base. Base per altezza. Quindi 350 la larghezza, 150 è l'altezza. 350 x 150, 300 x 150, quindi altezza 150 sempre. Dopo 200, vedete il mio mouse dov'è? 200 x 150, l'ultimo pezzo 100 x 150, però dopo si ristromba perché io ho bisogno della bocchetta che è più grande, quindi il diffusore è, lo leggo qui, 300 x 100. Non so, io lo leggo, non so voi magari se l'avete troppo piccolo, però c'è scritto diffusore 300 x 100, che lo calcolo con 2 metri al secondo. Ok? Quindi c'è sempre una riduzione
mentre all'ultima bocchetta, visto che devo uscire e non posso tendenzialmente superare i 2 metri al secondo, ho un diffusore 300%, quindi lo allargo. Ok? 100 perché se il canale da 150, il diffusore da 150 normalmente non riesco a metterlo. Lo metto, ci sono a volte a 120 l'altezza. Ecco, quello al limite sì. Si può mettere l'altezza a 120, calcolare verrà 250 per 120, una roba del genere, non lo so. I diffusori ci sono, ma però il diffusore deve andare a prendere sulla guida del prodotto, cioè vai alla Tecnoventil, alla Francaire, a quelli che fabbricano i diffusori e vai a vedere che diffusore vendono. Che diffusore c'è, e allora a quel punto lì prendi la dimensione che più si avvicina a quello di calcolo. Ok? Mentre qua invece, bello questo qua, non me lo ricordavo. Ipotizziamo che tutto il canale sia da 250. Facciamo un'ipotesi: io metto tutto un canale che è più semplice. Io faccio tutto un canale da 250. Cosa succede? Succede che la partenza è C, cioè calcolo inverso faccio, quindi faccio il calcolo inverso, io prima l'ho calcolato 250 con la velocità 5. In realtà qua non era 250, ma magari era 245, 48, non lo so. Se io faccio il calcolo inverso sempre con quel programma là, io farei una cosa di questo genere. Chiudo questa cosa qua e faccio vedere. Lo schermo intero, quindi passo da questa qua all'app. Un attimo, Con le bocchette delle stesse dimensioni o dimensioni diverse? con le bocchette stesse dimensioni. No, bocchette stesse dimensioni. Allora, io no, giusto, bocchette stesse dimensioni. Io adesso vado qua, un attimo, vado qua. E mi calcolo al contrario questo primo tratto qua, ma io ho la portata che è 900 e il diametro che è un 250. Quindi clicco, calcolo e viene 5,1 e la perdita di carico è 1,342. Allora qua. Ok? Ci siete? Lo vedete nello schermo? Perfetto. Poi cosa faccio? Dopo vado avanti e cosa succede? Che qua ho 700 perché tolgo 200, il secondo tratto qua è 700, sempre con 250, calcolo, la perdita di carico cambia mostruosamente perché da 1,3 va a 0,862, ma anche la velocità diminuisce. Ok? Se io poi vado all'altro tratto che è da 450 metri cubi ora, 4,50, tengo ancora 2,50, ho praticamente una perdita di carico di 0,4, 0,394, adesso qua viene tagliato, ma è 0,394 e 0,4, qua, questo 0,4. E la velocità 2,6, eccola qua, la vedete? Questa qua, 2,6. L'ultimo tronco che è 200, ho una velocità di 1,1 per il carico di 0,082, cioè non ho per il carico praticamente qua. Cosa succede? Che il rischio è che tutto fuoriesca nell'ultima bocchetta, cioè che qua non escono più 200 metri cubi ora, ne escono fuori se va bene 100. Qua non 250, ma magari anche qui 100. Rischio che tutta l'aria vada a finire all'ultima bocchetta. Perché? Perché la perdita di carico sono sempre di meno e quindi esce fuori tutta l'ultima bocchetta, perché il flusso dell'aria va fino in fondo. Invece io devo bloccare in qualche modo per spingerla fuori dalle varie bocchette. Quindi è sbagliato tenere un canale completamente dritto. Cioè completamente con sezione costante. In certi casi, un attimo che chiudo qua, in certi casi si ha che, praticamente
sia che in alcuni ambienti commerciali, io le faccio tanto in banche, si hanno i diffusori canali tondi, costanti, microforati. Poi succede che quello lì non si cambia sezione, si va avanti tutto grande. Ma lì cos'è che si cambia lì? Si cambia la microforatura, cioè il canale è microforato. Ma vediamo se ci trovo. Canale microforato. Sono questi qua. Vediamo di. Lo vedete? Sì. Ecco, questa microforatura qua cambia a seconda della distanza. Quindi al contrario, sarà più grande all'inizio e più piccola alla fine. Perché così almeno riesce a uscire prima. Un attimo, vi ho perso. Ah no, qui. Vi ho perso. Ok? Cioè, quindi. Si fa un calcolo diverso. In realtà, questi qui lo fanno chi vende questi canali microforati qua, e quindi gli dai il layout del canale e gli dici: io ho una portata di 5.000 metri cubi, 2.000 metri cubi, e loro a secondo della lunghezza ti calcolano la microforatura, ti danno il canale, ti dicono: questo è il primo pezzo, questo è il secondo pezzo. E via dicendo. Però ritornando a noi, questo canale qua corre il rischio di non diffondere bene l'aria. Ok? Poi vabbè, faccio i calcoli per il carico in linea per la totalità e vabbè, sono queste qui. Oppure altre soluzioni di canali sono, per esempio, questa qua con al posto di avere le bocchette sul canale, ho dei canali sì, diciamo a pettine che escono fuori e hanno il diffusore da controsoffitto, tipo un classico canale a controsoffitto, e va al diffusore. Devo andare a vedere quanta aria mi serve per ogni diffusore e al contrario, come ho fatto prima, mi calcolo il canale. Diciamo, questa immagine qui serviva per calcolare poi, non tanto nel nostro caso, di stufe tipo questa qua, che è una stufetta che bene o male fa pochi metri e la perdita di carico è relativa, sono poche perdite di carico. Ma nel caso di questo qua, potrebbero essere molto lunghi questi canali qua, potrebbero essere magari 10 metri questo qua, da qua a qua 15 metri, potrebbero essere tanti, no? I metri. Quindi cosa succede? Che io devo andare a vedere la macchina, il ventilatore, perché poi alla fine c'è un ventilatore qua che spinge l'aria. Questo ventilatore qua, se riesce a spingere l'aria in tutti i diffusori. E per fare questo vado a vedere qual è il diffusore più sfavorito. Se io faccio il calcolo per di carico costante, io lo vedo geometricamente che il diffusore più sfavorito è questo qua, perché fa tutta questa strada qua, poi questo qui ne fa un po' di meno rispetto a questa qua. E poi i diffusori sono tutti uguali, quindi questo qua è il più sfavorito. Quindi vado a calcolare le perdite di carico che ci sono dal diffusore a tornare indietro fino al ventilatore della macchina e vado a vedere e sono le perdite di carico, magari trovo che sono nell'ordine di 100 Pascal. Bene, il mio ventilatore deve spingere 100 Pascal almeno, se no non funziona, se no l'impianto non funziona. Se spinge di meno, cosa succede? Devo ingrandire i canali, avere meno perdite di carico in modo che riesca a spingere qua l'aria nel punto più sfavorito.
Bene, direi che siccome mancano una decina di minuti, è andata bene, cioè mi è piaciuto proprio questo riprendere la lezione e rivedere sia graficamente che con il programma. Se ci sono domande, facciamole adesso che Allora, io abbiamo. faccio vedere l'altra che è molto più veloce, l'altra app è molto più veloce, in qualche modo adesso ho capito come fare a prendere sul market, magari riesco a spingere la pick up, Cosa quindi succede alle riesco a... pressioni internamente? Nei vari, Come? cosa succede alle pressioni dell'aria all'interno delle tubature nei vari punti dove ci sono Andiamo a vedere un le attimo. riduzioni? Allora, qua succede che non ce l'ho qua, ma ce l'ho sulle tubazioni acqua. Allora, nel calcolo dei canali, non state vedendo la cosa, aspetta un attimo, che faccio schermo intero ancora, più o meno vedete. Nel calcolo dei canali io ho appunto le perdite di carico che sono distribuite e sono distribuite e poi localizzate. E sono perdite per attrito. Sono fondamentalmente, vi ho spiegato l'altra volta, ma qui non l'ho fatto vedere con l'acqua, porco cane. Come faccio a... prendiamo questo canale qua. Questo canale qua è un canale rigido, fermo, fisso, è fissato alla struttura. Quindi questo qua non si muove per niente. Cosa succede? Che se noi buttiamo dentro l'aria qua, dovrei disegnare qualcosa, ma c'era la possibilità di fare una lavagna. Aspetta un attimo. Però dovrei prendere lavagna. Vediamo se riesco a dire una nuova lavagna. Vediamo. Sta andando o no? Va. Continua. Vediamo. Dov'è la lavagna? Dov'è la lavagna? Signora, non vedo la lavagna. Nuova lavagna. Consenti. Vediamo. Ma non capisco dove è la lavagna. Porco cane, non ho visto. Vabbè, facciamo una cosa, prendiamolo con... Io sono scarsissimo, però... Lo vedete lo Sì, schermo, no? Ecco, sì. facciamo il mio canale è questo qua. Ok? Il mio canale è questo qua. Se io butto dentro dell'aria... Quindi io butto dentro dell'aria che va a ruotare. Sì, non è proprio così l'aria, aspetta un attimo. Come faccio io a fare una cosa e ruotarla? Ruotare, vabbè, non riesco. Facciamo così, lo facciamo, lo scriviamo. Io metto dentro dell'aria e va lungo l'asse della... Facciamo al contrario, scusa, non sono capace di disegnare col mouse. Allora, questo è l'asse del canale. Questo è l'asse del canale, no? Cosa succede? Che l'aria in questa parte qua va dritta, perfetta e trova pochi attriti, ma la molecola d'aria piccolina, facciamo molecola d'aria, mettiamo rossa, piccolina, ci sono tante molecoline, no? Facciamo tante molecoline, tanti, queste qui. Allora, cosa succede? Che queste qui nel centro, vanno più o meno dritte, ma vanno anche veloci. Perché tendenzialmente non trovo grande attrito. Queste qua invece, lungo la superficie del canale, cosa succede? Che hanno velocità, ma il canale nero è fermo. È fermo. Quindi cosa fa? Si creano degli attriti, degli sfregamenti qua. E sfregano, cosa succede? Che creano delle turbolenze qua.
crea un po' di turbolenza che man mano verso il centro diminuisce, ovviamente a secondo della velocità e della grandezza del tubo. Più è veloce, più le turbolenze vanno verso il centro, aumentano più verso il centro, cioè diminuiscono verso il centro, ma arrivano al centro. Se invece la velocità è bassa e il canale è grande, quindi le turbolenze si mantengono limitatamente vicino al canale, però ci sono delle turbolenze. Quindi questa diciamo molecolina qui dopo un po' si troverà qua e dopo un po' si troverà qui, ok? Quindi si forma un giro di turbolenzine, no? Questa molecola qua continua a girare e continua a picchiare contro alla parete del canale e quindi sfregare, quindi praticamente viene rilanciata all'interno e vengono grandi, molte turbolenze. Cosa succede? Che queste turbolenze qui sono perdite di carico, perché alla fine queste turbolenze qui creano perdite di carico, ma siamo per forza, perché qui se la velocità media è 5, per esempio nella partenza è 5 metri al secondo, io avrò che nella parte centrale la resta la 7, ma addirittura nel punto proprio di attacco al canale è zero. È zero, perché il canale è fermo. Quindi la velocità della microparticella, della micromolecola che va a attaccarsi al canale sarà zero. Quindi creo delle tante turbolenze. Quindi avrò più turbolenze, più è alta la velocità, più piccolo il tubo. Ok? E ritorniamo qua. Quindi la perdita di carico tendenzialmente cos'è che è in proporzione alla dimensione del canale e alla velocità al quadrato, la velocità al quadrato dell'aria. Più è alta la velocità, più aumenta tantissimo la perdita di carico. E la perdita di carico è quella che mi dà appunto l'attrito, il rumore. E poi mi richiede diciamo, mi richiede la potenza del ventilatore. Ok? E ci sono quindi perdite di carico localizzate che vengono calcolate con questa formula qua. Quindi è 0,02 per P, che è la densità dell'aria, per la lunghezza fratto il diametro equivalente della condotta, per la velocità al quadrato diviso 2. Ok, questa qua è la perdita di carico. Poi ci sono, a secondo se c'è curve, che tipo di curve ho, o altre cose, ho delle perdite di carico localizzate che sono tabellate. Sono tabellate, però io vi ho spiegato in lezione che se vai a prendere tabelle, cioè impazzisci, ci metti 1000 anni. O hai un software di calcolo che ti calcola tutto, allora te le calcolo con le tabelle, tutto perfetto. O se no, si può calcolare con ho fatto vi ho dimostrato che queste sono tutte tabelle che vi spiegano come fare, come non fare, tutte tabelle, con una lunghezza equivalente. Quindi a ogni curva, se non è una curva particolarissima, magari una curva a spigolo, cioè non senza raggio di curvatura, ma a spigolo o addirittura più di 90 gradi, peggio ancora, se sono curve normali o restringimenti normali, noi possiamo dire che ogni riduzione di canale, ogni curva equivale a un tot di metri di tubazione, di canale, e circa va a spanne da circa da 1 a 1,5 m. Quindi ogni curva io gli dico, guarda, è circa 1 m di canale. Quindi andiamo a vedere qua. Io cosa succede? Che il metro di canale, per andare a vedere la perdita di carico finale qua, è, non so, 4 metri qua, una curva, qui un altro metro, più altri, non so, questi sono 6 metri, 6 metri, più un'altra. Dopo qui c'è una riduzione, scusate, c'è una riduzione di canale,
un altro metro, poi un altro metro qui, un'altra riduzione, un altro aumento. Quindi vado a vedere il totale dei metri più tutte le pelle quadrilateralizzate che sono una, due, tre, quattro, cinque. Quindi i metri saranno 10 più 5, 15. Ok?